Nel comunicato che ha diffuso nel pomeriggio, lei insomma si diceva ottimista su possibili insomma buone notizie per il presidio di giustizia di Sala Consilina. Ma l'incontro era stato già fissato nella giornata di ieri per il tramite della senatrice Angelica Saggise. Oggi abbiamo incontrato il sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia Berretta e il capo della segreteria politica del presidente Letta, onorevole San. Erano presenti i sindaci di Sala Consilina, di Monte San Giacomo e di Polla, insomma una rappresentanza dell'intero territorio, e inoltre gli onorevoli Iannuzzi e Bonavitacola. Noi abbiamo insistito molto sulla condizione particolare dei locali di Lago Negro, che non sono pronti per ricevere il tribunale di Sala Consilina. Lo abbiamo dimostrato con una serie di atti, di documenti e di perizie tecniche, non solo, ma l'altro ieri abbiamo anche effettuato un sopralluogo, io ero presente e abbiamo appurato che al di là di un semplice certificato del comune di ultimazione dei lavori mancano ancora tutte le certificazioni di legge per quanto riguarda l'antinfortunistica, l'antincendi, l'antisismicità, l'aspetto igienico-sanitario e quant'altro. I lavori sono in corso, non c'è un archivio e sappiamo che l'archivio del Tribunale di Sala Consilina è molto consistente, per cui si parla di una futura costruzione in un altro suolo da reperire. Insomma, non ci sono assolutamente le condizioni, come dicevo, per assicurare una gestione del settore, del comparto della giustizia che sia soddisfacente sia per gli avvocati che per i cittadini. Quindi l'articolo 8 del 155, il decreto legislativo del 2012, può essere sicuramente applicato. Tutta questa documentazione, come dicevo, è stata consegnata al sottosegretario, l'onorevole Sanni è intervenuto per conto del presidente Letta. Nel pomeriggio ci sarà una riunione tra rappresentanti politici e funzionari e tecnici del Ministero per decidere. Quando stiamo aspettando la risposta, io non è che sono ottimista, però francamente mi sono accorto che il sottosegretario ha valutato con grande attenzione quanto da noi è stato esposto, per cui se vigono ancora nel nostro paese principi sacrosanti di rispetto dei diritti dei cittadini, credo che questo dossier che noi abbiamo consegnato debba essere tenuto in debita considerazione.